Liberi.tv, Riccardo Cristiano, sesta edizione del premio Muricello, ideato da Antonio Cheffallo qui a San Mango d'Aquino, in compagnia di Agostino Pantano, che sarà tra i premiati e ci deve a questo punto spiegare lui stesso come si sente nel ricevere un'onorificenza così importante per coloro che si sono distinti per l'impegno, soprattutto civico, soprattutto sul territorio, ma per essere, diciamo, un esempio, io direi, per la collettività. Ah, io sono un giornalista, quindi il mio impegno è quello a difesa del giornalismo, soprattutto in questa epoca in cui c'è molta confusione tra fake news, bufale e invece l'autorevolezza del giornalismo. L'invito è quello rivolto intanto al pubblico, di saper distinguere l'autorevolezza di chi dà le notizie dalle troppe bufale che circolano nella rete, ma è un impegno che riguarda anche noi giornalisti, quello di riscoprire il senso della difesa della dignità del nostro mestiere, di saper dare cioè notizie attendibili e fondate come sempre, ma soprattutto di non essere in una competizione sfrenata sul web, perché il web molto spesso ci porta a non avere il tempo di verificare le notizie e quindi di tentare di battere la concorrenza e a volte anche prendere delle cantonate. Allora l'invito è a difesa del mestiere del giornalista anche rispetto agli attacchi, l'entrata a gambe tese da parte del sistema. Le cause temerarie sono quelle che molto spesso i potenti, i politici ordiscono contro il giornalista portandolo in tribunale quando non c'è la fondatezza della causa stessa. Ecco, in Italia ci vorrebbe una legge che obbligasse chi intenta una causa, una lite temeraria contro il giornalista a pagare, nel caso in cui appunto il giudice riconosca questa temerarietà, a pagare non solo le spese legali ma anche a pagare un risarcimento per il giornalista, perché il giornalista quando sbaglia è giusto che venga in qualche modo colpito e ci sono già oggi le leggi che assicurano appunto contro la cattiva informazione, contro in qualche modo anche gli errori dei giornalisti, ma quello che non è concepibile è che si ricorra al giudice civile con cause e richieste di risarcimento danni molto spesso esorbitanti che hanno solo lo scopo di minacciare e intimidire il giornalista. Agostino, siccome hai parlato proprio di come siano, diciamo, estese ultimamente le fake news anche a causa dei social che molte volte non filtrano come dovrebbero, però sono molti i giovani che si improvvisano giornalisti o comunque youtuber, li chiamano così, quanto conta per oggi la libertà di informazione? Perché lo dicevi adesso nelle cause. È importante avere la libertà di esprimersi in quanto giornalisti, quando invece molte volte è la politica stessa che tende a tarpare le ali e la libertà di uno come te che in Calabria si sente. L'informazione è un bisogno primario, insopprimibile per l'umanità, da sempre, mai come in questo momento. Un bisogno primario come l'acqua, l'aria, il cibo, la sanità, la salute. Guai a chi è fuori dal mondo dell'informazione, ma questo non significa la prateria, non significa lavorare in un sistema senza regole. Allora, come il giornalista deve rispondere nella sua deontologia, nella sua professionalità, alle regole, che sono sempre quelle di dare notizie fondate con linguaggio continente e senza offendere la reputazione altrui, lo stesso impegno deve essere da parte delle aziende editoriali, quelle di garantire cioè il giusto compenso per il lavoro fatto, quindi evitare la precarizzazione del lavoro, perché tutto questo porta a un livellamento verso il basso della qualità dell'informazione.